A tutti voi il mio saluto cordiale, fraterno, e un invito davvero insistente perché questa festa che celebriamo, l'Eucarestia, o come la chiamiamo il Corpus Domini, il corpo del Signore, ecco questo invito a riscoprire il centro, la fonte e il culmine di tutta la nostra vita, di singoli e delle comunità, l'Eucarestia. Se c'è qualcosa che distingue la nostra Chiesa da tutte le altre Chiese, se c'è qualcosa che distingue la nostra fede da tutte le altre fedi che rispettiamo, è questa presenza reale del corpo e del sangue di Gesù che diventa una certezza. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, che diventa un'attualizzazione della salvezza, perché è il sacrificio della croce che viene ripresentato in ogni celebrazione, che è il dono di quel pane divino che scende dal cielo, non più come manna, ma lo stesso Dio, perché possiamo diventare a nostra volta altri Dio. È veramente un qualcosa davanti al quale ci si inginocchia, si adora e si ringrazia, cercando di chiedere aiuto agli angeli, ai santi, alla Madonna. Ma ogni giorno è la festa dell'Eucarestia, ogni messa è il Corpus Domini. Il Giovedì Santo, chi non lo ricorda, chi non ama questo giorno unico in tutto l'anno, è la festa del Corpus Domini. Come mai una seconda festa? Il Papa del tempo, siamo nel 1264, il Papa del tempo ha voluto ricordare uno dei tanti, anche se uno dei più significativi, uno dei tanti miracoli eucaristici avvenuti nel tempo. A Bolsena, l'anno precedente, 1263, un sacerdote di Praga stava andando a Roma a piedi perché aveva grossi, grossi dubbi sulla presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. E allora ha fatto questo voto: voglio arrivare a piedi dalla Cecoslovacchia, non è vicino, fino a Roma, perché sulla tomba degli apostoli voglio pregare e Dio mi liberi da questo dubbio tremendo che mi assale ogni volta che celebro la messa. Giunto a Bolsena, nella piccola chiesa di Santa Cristina, mentre spezza l'ostia, l'ostia diventa piena di sangue e il sangue cola da quell'ostia, macchia tutto il corporale che oggi si trova a Orvieto, e mentre impaurito, confuso, cerca di nascondere il prodigio e scappa in sacrestia dopo aver messo l'ostia nel corporale, mentre raggiunge la sacrestia, tre gocce di sangue penetrano quel corporale amidato, quindi è difficile anche che sia penetrato, e cadendo a terra imbevono le mattonelle di marmo. Ancora oggi si vedono dopo secoli queste marme, questo marmo insanguinato, e su una goccia di quel sangue il volto, un volto umano, il volto di Gesù. Il Papa si trovava a Orvieto, portarono la sacra reliquia a Orvieto, ci furono due processioni, una da Bolseno verso Orvieto e una da Orvieto verso Bolsena. Per ricordare questo inno di lode dalle due processioni, noi rinnoviamo ogni anno la processione che si farà anche nella nostra città, come in ogni città. Ecco, ma al di là del miracolo, quel miracolo, che ce ne sono tantissimi di miracoli, ogni Santa Messa si rinnova il miracolo della presenza reale di Gesù, del sacrificio redentore di Gesù, della comunione con Dio che ti dà la vita che non muore. Ascoltiamo ora il miracolo della moltiplicazione dei pani che ci fa entrare in questo grande, grande mistero. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure.
Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla, perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C'erano infatti circa 5.000 uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 50 circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti quanti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, 12 ceste. Ecco, abbiamo riascoltato, lo conosciamo tutti, il miracolo della moltiplicazione dei pani, perché è l'unico miracolo che troviamo nei 4 Vangeli e addirittura noi abbiamo sentito la formulazione di Luca, ma addirittura in Marco e in Matteo, con particolari differenziati, viene raccontato 2 volte, quindi un miracolo che viene raccontato nei Vangeli 6 volte. E che cosa ci dice? Che c'è una folla immensa che nessuno poteva contare, che nel deserto della vita, seguendo Gesù, nel deserto dell'esistenza, aveva fame, fame di pane, fame di significato di tutto ciò che avviene, quindi di parole che sappiano spiegare tutto quanto quello che viviamo, pane di vita, una vita che spesso è deludente, quindi che ci sia un pane, un mezzo, un sacramento che ti dia una vita che non delude. Questo miracolo è raccontato in un modo così preciso, bello, che addirittura nel deserto fiorisce il paradiso. Gesù fa sedere la gente sull'erba verde. Nel deserto c'è la sabbia, ma non c'è l'erba verde. La tua vita, che a volte è un deserto, è piena di tante difficoltà, non ha ciò che desidera, se tu incontri Gesù Cristo diventa un paradiso. E anche se sei nel dolore, nella prova, nelle difficoltà, quando ricevi quel pane, la tua vita diventa davvero un paradiso. E quindi alla fame che attanaglia il cuore umano, appunto, di realtà umane, di realtà affettive che non lasciano con la bocca amara, e di realtà divine che soddisfino l'esigenza di una vita che non muore, Gesù è l'unico capace di rispondere. Quando noi diciamo nel Padre nostro tante volte: «Dacci oggi quel pane che ci serve», Gesù è il pane che ci serve. Lo dirà: «Non Mosè vi ha dato il pane, ma io sono il pane disceso dal cielo che il Padre vi dà». Quindi a tutte le attese, i bisogni dell'uomo, umani, affettivi, sociali, spirituali, eterni, quel pane è la risposta. È bellissimo la conclusione dei Vangeli, almeno nei sinottici. Giovanni conclude in un modo un po' differente. Ecco, tutti furono saziati e ne avanzarono delle ceste per saziare la fame degli altri milioni di uomini che sarebbero venuti lungo i secoli. Nessuna realtà umana, nessuna, neanche il matrimonio, il sacerdozio, la cosa più bella, ti sazia per sempre e sazia tutti. Quindi ecco, quel miracolo raccontato, ripetuto in continuità, viene a dirti: Gesù è il dono, se tu conoscessi il dono di Dio, che può rispondere a tutte le tue necessità. Secondo, viene raccontato in modo che non si pensi al pane umano, materiale, ma all'Eucaristia. San Luca, ma anche gli altri evangelisti, usa 5 verbi che, se voi adesso li ascoltate, capite che sto parlando della consacrazione. Gesù
prese il pane, disse la preghiera di benedizione, alzò gli occhi al cielo, spezzò i pani e li dava alla folla seduta a gruppi di 50, cioè, e li distribuiva nelle comunità radunate nel suo nome. Sono i verbi della consacrazione. Prese il pane, benedisse questo pane, alzò gli occhi al cielo, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli. Attenti, San Luca è ancora più preciso, il brano che abbiamo ascoltato. I primi quattro verbi sono al passato remoto, che ricorda l'istituzione dell'Eucarestia la sera del Giovedì Santo, ma l'ultimo verbo è all'imperfetto e li dava, perché quel dono istituito quella sera viene dato continuamente nel tempo. E quanto gli apostoli mangiavano quell'Eucarestia, dicono i Vangeli, si aprivano i loro occhi e riconoscevano Gesù, si riscaldava il loro cuore e sentivano un entusiasmo veramente nuovo. Allora questo è il dono più grande che Dio ci poteva fare. San Paolo nella seconda lettura dice: state attenti, esaminate voi stessi come lo ricevete, perché se lo ricevete con fede, speranza, amore, con un'attenzione e una devozione esteriore, ma anche spirituale, se lo ricevete sapendo chi state ricevendo, e quel Amen che quando stendiamo la mano noi pronunciamo è: io sono consapevole, lo voglio, desidero ricevere Gesù, desidero vivere di Gesù, desidero portare Gesù nella vita e nel mondo. State attenti, perché se lo ricevete come è doveroso, voi ricevete la vita che non muore, la vita eterna, ma se non lo ricevete degnamente, la parola di Paolo è indegnamente, voi bevete e mangiate la vostra condanna. Allora, fratelli miei, io desidero tanto che le nostre messe siano la messa, che l'Eucarestia diventi la vera Eucarestia, che lentamente ci trasforma in Gesù, che lentamente ci fa pensare come Gesù, parlare come Gesù, amare come Gesù, vivere come Gesù, essere missionari come Gesù. Qui bisognerebbe parlare, ma lo faremo in altra occasione, dei santi. Loro, quanto vivevano e ricevevano l'Eucaristia, uscivano fuori di questo mondo. Qualcuno restava proprio estasiato e anche se lo toccavi non ti rispondeva, era fuori del mondo per delle ore. Qualcuno si innalzava da terra, qualcuno diventava tutto fuoco e qualcuno diventava luminoso. Non siamo noi, ma impariamo a riceverla bene. E vi supplico, proprio vi supplico, mai, mai una comunione se non pienamente consapevole, altrimenti è meglio non farlo. E mai far durare il nostro grazie a Gesù, che è presente dentro di noi, meno di 10 minuti. Abbiamo raccontato all'inizio il miracolo di Bolsena, ma quanti miracoli potremmo ancora raccontare. Mi piace terminare raccontando un miracolo di 60-70 anni fa, avvenuto nella Savoia francese, un piccolo paese di montagna. La chiesa, mentre era inverno ed era ghiacciato, tutto ghiacciato, andò a fuoco. Ci fu la distruzione di tutto, ma rimase sotto le macerie intatto il tabernacolo, di un legno di nessun valore, molto fragile, e tutte le ostie che stavano nel tabernacolo il fuoco non le toccò. Fratelli miei, tutto può andare in fumo, possiamo anche essere traditi, possiamo essere calunniati, la nostra vita può essere ammalata, ma quando abbiamo Gesù dentro di noi tutto può crollare, la vita rimane e nessuno ce la toglierà. Santa e buona festa dell'Eucaristia, che lo Spirito Santo e la Madonna che tanto amiamo ci aiutino a ricevere Gesù con fede, speranza e amore, sempre, ogni volta, come se fosse la prima o anche l'ultima volta. Spero che non sia l'ultima volta, ma immaginate come faremo la comunione se un angelo ci dicesse: fra poco entrerai nella comunione dei santi. Fatene ancora migliaia, ma mai una comunione non vissuta come gli angeli. Buona festa di nuovo.